Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me, secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Ormai siamo giunti alla quarta domenica di Avvento, cari amici, e siamo alla vigilia anche di questo Natale. E la figura di Maria spicca in quel quadro stupendo che è l'Annunciazione. Al sesto mese, nel sesto mese come nel sesto giorno, Dio completa la sua creazione e la completa attraverso una donna. L'angelo Gabriele, Gabriel, significa la forza di Dio. La forza di Dio si fa presente in un luogo che non è sacro, in una casa di una giovane donna. Ebbene, in quel momento, in una città della Galilea, questa regione era totalmente disprezzata, perché era il luogo dei pagani, il distretto dei pagani. Ecco, in quella città, chiamata appunto Nazaret, mai citata nella Bibbia, viene Gabriele a una sposa, una promessa sposa. Nella lingua italiana noi non abbiamo l'equivalente termine per indicare il rito matrimoniale ebraico, perché il rito matrimoniale ebraico si divideva in due momenti. Una prima tappa era quella che chiamiamo normalmente lo sposalizio, tra una ragazza giovane, molte volte minorenne, dodicenne, con un maschio un po' più grande. E questo era il patto iniziale che veniva fatto, lo sposalizio, la prima tappa. Lo sposo poi lasciava la casa della sposa e andava a casa sua, almeno per un anno. Terminato questo anno, quindi vivevano separati, c'era le nozze vera e propria, quindi la celebrazione delle nozze, dove lo sposo e la sposa iniziavano a vivere insieme. Questo era il rito ebraico. Quindi siamo nella prima parte del matrimonio, appunto nello sposalizio, dove la Vergine, già sposata appunto con Giuseppe, un uomo della casa di Davide, e lei si chiamava Maria. Entrando da lei, Gabriel ha un annuncio, ha un'esultazione, ha una frase fortissima: «Rallegrati». Quindi l'angelo di Dio la invita alla pienezza della gioia. Piena di grazia. Piena di grazia non è perché è virtuosa, ma piena di grazia perché è stata riempita da Dio. Rallegrati perché sei riempita dalla forza di Dio. Rallegrati perché, come tutti i grandi personaggi dell'Antico Testamento, sarai una donna importante per il popolo, come ad esempio Gedeone. Il Signore è con te. Sono frasi che ritornano nell'Antico Testamento. Maria viene turbata da questo annuncio perché in quell'epoca si pensava che Dio
non avrebbe mai pensato e mai rivolto la parola ad una donna. La donna era considerata la più lontana da Dio, e l'angelo le dice invece: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Grazia anche qua non è constatazione delle virtù di Maria, ma l'amore che Dio ha riversato su questa donna. Concepirai un figlio, e inizia la prima delle trasgressioni che caratterizzano il Vangelo di Luca. Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Contro ogni tradizione, la donna non dava il nome al proprio figlio. Era l'uomo, era il padre che normalmente dava al figlio il proprio nome. Così si rompe una tradizione. Qui inizia la rottura con un modo di concepire la relazione tra Dio e l'umanità. La donna dà il nome al proprio figlio. E il primo indizio di queste rotture della tradizione che poi Gesù porterà a compimento è: sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Cioè Giuseppe è escluso da questa tradizione. Perché Giuseppe viene escluso? Perché il padre non trasmetteva soltanto la vita fisica, biologica, ma trasmetteva anche la tradizione, trasmetteva la spiritualità, trasmetteva la vita religiosa. Ecco, in Gesù c'è una nuova creazione, lui sarà il figlio di Dio, il figlio dell'Altissimo, seguirà il Padre. Ecco, Maria cosa fa? Maria accetta questa storia sconvolgente che va contro ogni previsione, contro ogni tradizione. Però vuole sapere la modalità. Come avverrà questo? Perché non conosco uomo. Lei non è che mette in discussione l'azione di Dio, ma come avviene? Perché non era ancora passata nella seconda fase del matrimonio, quindi alla convivenza con Giuseppe. E l'angelo rispose: lo Spirito Santo farà questo. Cioè la presenza di Maria in questo Vangelo si apre e si dischiude all'insegna dello Spirito. Maria è la donna dello Spirito, e la vedremo ancora come donna dello Spirito al termine, quando negli Atti degli Apostoli Luca la vedrà presente al momento della Pentecoste. La donna carica, piena di Spirito Santo. Ecco, lo Spirito Santo significa che in Gesù si manifesta la vera e nuova definitiva creazione. Scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Sta dicendo che sarà il Messia, e come garanzia gli consegna una verità. Elisabetta, sua parente, la moglie appunto di Zaccaria, nella sua vecchiaia sarà madre. Vedete, la fedeltà di Dio gioca con la povertà dell'umanità, la verginità di Maria e la sterilità della sua cugina Elisabetta. Il compimento delle promesse esige collaborazione da parte dell'uomo, con l'ascolto della parola, col fidarsi, e col fidarsi anche nei momenti che appaiono umanamente impossibili secondo la logica umana. Dio si inserisce in quelle ferite, là dove proprio c'è la povertà e la fragilità, il limite. La verginità, quindi un'azione di Dio che necessita di una presenza non umana ma spirituale, perché è lo Spirito Santo che dà concepimento a quel grembo, e poi dall'altra la vecchiaia, la sterilità. Ecco, Elisabetta ha concepito un figlio, questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Cioè la forza creatrice di Dio non ha limiti, però esige la collaborazione dell'uomo, cioè il fidarsi. Dio agisce, ma tu devi fidarti, consegnarti, fidarti di quella parola. Poi potrà agire di conseguenza. Allora Maria disse: ecco la serva. Non dice che è una serva, ma dice che è la serva. E nei testi biblici Israele viene chiamato il servo del Signore, quindi Maria si viene proprio a collocare, a identificare
come la rappresentante di colei che si fida pienamente del Signore, si consegna al Signore come i grandi, come il grande servo di Israele. E qui c'è l'altra trasgressione che chiude questo brano. Avvenga di me secondo la tua parola. Era inconcepibile in una cultura del genere che una donna prendesse una qualsiasi decisione senza il permesso, l'autorizzazione da parte del maschio di casa. E invece qua Maria dice di sì, senza attendere, senza appoggiarsi, senza chiedere a nessun altro uomo. Sarà lei che darà il nome al figlio Gesù. Vorrei concludere aprendo questo squarcio sulla bellezza di Maria che si fida dell'azione di Dio in momenti così particolari come quello che stiamo vivendo oggi, in questo tempo, in questo mondo travagliato, usando e pregando con voi la preghiera che il Cardinal Pizzaballa ha fatto alla fine del mese di ottobre sulla Palestina. C'è un santuario in Palestina dedicato a Maria, Madre della Terra Santa. Ecco, vorrei chiudere con voi questo cammino e questo percorso pregando con questa preghiera. Santa Madre, in mezzo alle nostre lotte e debolezze, in mezzo al mistero dell'iniquità che è il male e la guerra, tu ci ricordi che Dio non abbandona mai il suo popolo, ma continua a guardarci con amore. Egli ti ha donato a noi e ha fatto del tuo cuore immacolato un rifugio per la Chiesa e per l'umanità intera. Ora bussiamo alle porte del tuo cuore. Siamo i tuoi amati figli. Siamo certi che nei momenti più travagliati della nostra storia non rimarrete sordi alla nostra supplica e verrete in nostro soccorso. Ora, o Madre, ripeti queste parole perché i nostri giorni abbiamo esaurito il vino della speranza, è svanita la gioia, è venuta meno la fraternità. Abbiamo dimenticato la nostra umanità e sperperato il dono della pace. Quanto abbiamo bisogno del tuo aiuto materno. Regina del Rosario, facci sentire il bisogno della preghiera e della penitenza. Guida i leader mondiali e coloro che decidono il destino delle nazioni affinché decidano secondo giustizia e verità e operino per il bene comune. Regina e Madre nostra, indica agli abitanti della tua patria il cammino della fraternità. In mezzo al tuono delle armi, trasforma i nostri pensieri in pace e le nostre spade in vomeri. Il tuo tocco materno lenisca coloro che soffrono e fuggono da razzi e da bombe. Il tuo braccio materno conforti quanti sono feriti e costretti a lasciare la propria casa, coloro che hanno perso i propri familiari, i carcerati e coloro che sono dispersi e prigionieri. In quest'ora, mentre i popoli della Terra Santa si rivolgono a te, il tuo cuore batte di compassione per loro e per tutti i popoli decimati dalla guerra, dalla fame, dall'ingiustizia e dalla povertà. Una volta percorrevi le strade della nostra terra, guidaci ora sui sentieri della pace. Amen.